Una partita combattuta fino all'ultimo, quella fra la Nazionale Infermieri e una selezione che rappresentava la Fondazione Fabrizio Meoni che si è giocata allo stadio di Castiglione Fiorentino, un evento di solidarietà che ha dato il via all'edizione 2021 del premio Fairplay Menarini. In campo due formazioni che hanno prestato gambe e fiato alla causa, come l'ex ciclista Daniele Bennati, con lui anche il sindaco Mario Agnelli e ancora tanti big dello sport e dello spettacolo come DJ Ringo, Rinaldo Nocentini, Davide Muscardelli, Orazio Erpen e Fabrizio Ravanelli. La bici col pallone ci incastra ben poco, però non era questo l'importante, l'importante era... era Fabrizio Chiara, la fondazione, abbiamo cercato di, di mettere su questa bella iniziativa e credo che... Che sia venuta alla grande, dai. Dall'altro lato del campo la Nazionale Italiana Infermieri, della Federazione Nazionale Ordine delle Professioni Infermieristiche, che in Italia rappresenta oltre 456.000 infermieri. L'incontro finisce 6 gol a 5 per la selezione Meoni, ma il risultato più importante è che il ricavato andrà a sostegno dei progetti umanitari della Fondazione Fabrizio Meoni Ollus in Senegal, nata in ricordo del campione di moto e oggi anche della figlia Chiara di appena 18 anni, recentemente scomparsa. Sapere che dalla morte si continua ugualmente a sostenere, a dare vita a delle persone che magari sfortunatamente sono nate in dei posti proprio... Insomma, sfortunati di suo, quindi questo mi, mi fa molto piacere. Certo, che devo ringraziare eh, anche il nostro sindaco che si è dato da fare anche per mettere insieme queste squadre ed in più, insomma, tutta la cittadinanza che ha voluto essere presente e che cercano di starci vicini.